l'altra volta abbiamo iniziato a parlare del calcolo integrale, abbiamo introdotto alcune definizioni importanti. La prima è la seguente: allora, se la funzione f maiuscolo è una primitiva di f minuscolo su un certo intervallo qui, se la derivata di f' da x uguale a f di x per ogni x appartenente a y. Bene, quindi intanto la definizione di primitiva. Allora, quindi vedremo che appunto il nostro problema sarà quello, partendo dalla f, di costruire tutte le primitive della funzione f minuscolo. Trovare la primitiva vuol dire in qualche modo antiderivare, fare l'operazione inversa della derivata. E questo vedremo che, diciamo così, è un processo simbolico, nel senso che esattamente come c'era un processo meccanico per passare dalla funzione alla derivata, così in questa ricostruzione dovremo fare dei passaggi un po' meccanici per tornare indietro. Non saranno così meccanici perché spesso non sarà così univoco l'algoritmo per cercare l'antiderivazione, quindi l'antiderivazione è un problema da questo punto di vista. Poi abbiamo visto che la ricerca della primitiva è collegato con il problema geometrico del calcolo dell'area, e abbiamo visto che se voi potete definire, diciamo, se la funzione f ha un certo grafico, voi potete fissare un punto iniziale e far variare un altro punto e considerare una funzione che non è la funzione f ma la funzione area. La funzione area, vedete, dipende dal parametro primo fisso che avete indicato a, e poi da come variabile a la posizione di quest'altro estremo. Al variare di t cambia il numero perché cambia l'area sotto la curva. Allora, lo studio di questa funzione, cioè trovare un'espressione per questa funzione, coincide col problema di trovare l'antiderivata di f. E allora, per indicare, diciamo, questa funzione area, abbiamo visto che invece di indicarlo con una lettera tipo a di t, in realtà è più comodo usare questo simbolo. Allora, questo simbolo che appunto ricorda un simbolo di sommatoria, poi qui dentro ci si mette f di x e x, che ricorda la costruzione con i rettangoli per, diciamo, il calcolo dell'area, e poi bisogna metterci gli altri due parametri che individuano questo numero, cioè il parametro a e il parametro t. Bene? Qual è il collegamento tra appunto la primitiva e questo simbolo qui, che è il calcolo integrale da t di f di x e di x? Il calcolo, l'integrale è, diciamo, questa funzione qui ha a che fare con l'antiderivata, e in particolare quando volete stabilire, diciamo, l'area proprio su questo intervallo, vedremo che questa, appunto, abbiamo visto che questa funzione è proprio una delle antiderivate, quindi qui avrete una funzione f di t. Ecco, il problema è che quando fate la primitiva, per individuare tutte le primitive dovreste prendere una primitiva e aggiungere una costante. Quindi quando voi uguagliate da questa parte se mettete un'antiderivata di f, bisogna decidere che costante metterci, va bene? Allora, la costante che dovete mettere dall'altra parte deve essere tale per cui quando voi qui al posto di t mettete esattamente a, cioè quando t e a sono sovrapposti, allora lì l'area deve dare 0, va bene?
Allora, questa condizione decide la costante che dovete metterci. Se volete, possiamo anche, diciamo, o quindi mettete una costante, quindi o una costante opportuna in maniera tale che, quindi questa costante è motivata dal fatto che f di a deve fare, che f di a più c deve fare 0, è la costante c tale che, quindi la costante quindi vi viene f di t, la costante quindi è meno f di a, quindi meno f di a, e quindi questa cosa vuol dire che qualunque sia la primitiva che prendete, o calcolate la costante oppure fate direttamente questa differenza. Quindi vuol dire che per calcolare l'area tra a e t dovete trovare una primitiva e poi fare la differenza di f grande di t meno f grande di a. Questa differenza spesso la indicheremo anche in questo modo. Qui si calcola, si mette l'espressione della primitiva che avete trovato e poi per indicare questa differenza si mettono qua dei simboli a e t. Questo simbolo vuol dire della primitiva mi interessa calcolare la differenza f grande di t meno f grande di a. Va bene? Quindi il collegamento tra l'integrale, questo schema integrale definito, e la ricerca della primitiva è proprio questo. Per calcolare questo bisogna trovare una primitiva e poi fare questa differenza. Allora, prima di occuparci di integrali definiti dobbiamo un po' sviluppare qualche tecnica per trovare le primitive di funzioni. L'altra volta abbiamo visto le primitive delle funzioni elementari, abbiamo parlato della linearità dell'operazione e abbiamo cominciato con la prima delle due tecniche, cioè l'integrazione per parti. Allora, l'integrazione per parti è una regola, diciamo, sì, uno strumento per calcolare la primitiva di funzioni che deriva dalla regola di derivazione del prodotto. Allora, vi ricordo l'enunciato. Allora, l'enunciato dice questo. Allora, adesso prima lo scrivo così, poi lo scrivo in una maniera forse per voi, per chi ha fatto l'integrale, più familiare. Allora, f di g uguale a f per g meno g di f. Questo simbolo qua, di g, è abbastanza importante, diciamo, capire un po' come si usa il differenziale, perché vi permette di semplificare parecchio i calcoli, di non fare confusione. Allora, spesso l'integrazione per parti viene invece enunciata in questo modo: fg' di x uguale a fg uguale meno gf' di x. Allora, questa è l'altra espressione che potete trovare sui libri. In realtà questa e questa sono esattamente la stessa cosa, però qui, diciamo, questo termine g' per dx viene identificato con dg. Quindi la sostituzione sembra del tutto formale, ma poi vedete che in pratica nei calcoli c'è una cosa da fare attenzione, che quando avete esplicitamente le funzioni di capire chi è f, chi è g. Va bene? Allora, quindi, questo è l'enunciato così come sta dispensa e questo è un altro enunciato assolutamente equivalente, dg uguale a g' di x. Allora, per ricordarsi un po' questa cosa, se volete potete anche, diciamo, questo vuol dire che g' per dx è uguale a dg, e se usate i differenziali come se fossero quantità normali, questo varrebbe g' uguale a dg su dx, quindi insomma anche dal punto di vista simbolico torna questa identificazione. Però più che altro quello che si può fare col differenziale è portare all'interno o trasportare all'esterno funzioni. Allora, come funziona? Quando voi avete una funzione all'esterno di un differenziale, nel differenziale c'è la variabile rispetto alla quale state integrando. Quando voi portate all'interno del differenziale una funzione, integrate la funzione. Quando voi portate verso l'esterno, come g, volete portarla verso l'esterno, volete farla uscire dal differenziale, dovete derivare. Quindi se g è dentro, la portate fuori, avete g'. Se invece li volete riportare dentro, dovete integrare la funzione. Vediamo un esempio pratico così capirete qual è il problema. Allora, l'altra volta avevo fatto questo esempio qua. Allora, rivediamolo velocemente.
Allora, qui quando applicate una formula così, qual è la confusione? È che spesso non si, dovreste scrivervi da qualche parte quella che per voi è la F e quella che per voi è la G'. Quindi qui dovreste scrivere F non so, uguale a X e poi G' è uguale a coseno di X. Bene. Poi adesso non so come siete stati abituati, però è chiaro che poi adesso a questo punto per trovare G dovreste integrare la funzione coseno. E allora se integrate la funzione coseno G, trovate una primitiva, vi viene la funzione seno di X. Bene, e allora dovete fare prima questa identificazione, poi una volta che avete F e G potete applicare la formula e quindi scriverete X per sen X meno sen X per la derivata, quindi qui forse dovreste scrivere anche derivata di f' che è 1, per x dx. Va bene? Quindi il passaggio dell'applicazione dell'integrazione per parti avverrebbe in questo modo. Ecco, siccome alle volte non è così chiaro se bisogna identificare la f, la x con la f e il coseno con g', piuttosto che il contrario, perché potrebbe anche essere, diciamo, conveniente, poi vedremo degli esempi, fare in modo che questa sia f e questa sia g'. Bene, perché nell'integrazione per parti il problema è quando hai un prodotto, non è che il primo fattore deve essere obbligatoriamente f e il secondo fattore deve essere obbligatoriamente g'. Dipende dalla situazione. Quindi se vedete che per qualche motivo, diciamo, l'integrazione per parti qui non prosegue bene, cioè qui viene un integrale complicato, adesso non è questo il caso, allora cosa dovreste fare? Dovreste ribaltare f con g, dovreste fare di nuovo un'altra sostituzione sotto e dovreste scrivere altra. Allora, più cose scrivete, più facile è confondersi. Allora, il mio consiglio è il seguente. Allora, se siete abituati bene a fare le cose così, continuate a farle. Ma se non volete cadere nella confusione di identificare f, perché una cosa è f, una cosa poi è g, in realtà lì è g', insomma, quindi la differenza tra le due funzioni è abbastanza... meglio scriverlo, cioè, perché sennò poi al passaggio dopo uno si confonde, poi magari qui ci mette G' invece di metterci G, eccetera. Allora, il mio consiglio è il seguente: quando avete un prodotto, per decidere quale, rispetto a quale funzione applicare l'integrazione per parti, fatelo senza fare ulteriori, scrivere ulteriori cose sotto, fatelo esplicitamente spostando nel differenziale una delle due funzioni. Allora, per esempio, qui. Prima decidete, devo integrare un prodotto? Allora, il prodotto non so integrare. Allora, cominciamo a integrare uno dei fattori. Con quale vogliamo iniziare? Vogliamo iniziare con coseno? Iniziamo col coseno. Allora, sposto il coseno all'interno del differenziale e trovo x del seno di x. Poi, come faccio a ricordarmi questa formula? Allora, è una formula ricca di simmetria. Va bene, adesso f e g non c'è modo di confondersi. Non è che dovete scriverlo sotto esplicitamente. Perché? Perché il D vi separa quello che è la F dal G. F è quello che è rimasto fuori, G è quello che è rimasto dentro. Allora, adesso qui dovete scrivere F per G, quindi X per sen X, e qui dovrete scrivere, dovete fare la, scrivere la stessa cosa, solo invertire il ruolo di seno con X. Quindi scrivete seno. Bene? Mi sembra che sia più semplice applicarlo in questo modo, perché in quest'altro modo vedrete sarete costretti in molti casi a scrivere sotto chi è F e chi è G', perché sennò vi confondete. Ecco, questa è un'applicazione dell'integrazione per parti. Potete anche cercare, se adesso non è appunto questo il caso, ma vedrete che in altri casi sarà necessario quindi un tentativo, in un prodotto, siccome nessuna delle due fattori è privilegiato, magari potrebbe essere più semplice integrare prima la x. Vediamo, proviamo a applicare l'integrazione per parti adesso spostando la x all'interno del differenziale. Quindi questo è il primo modo. Il secondo modo potrebbe essere anche questo. Allora sposto la x dentro il differenziale, allora il coseno resta fuori. Quando sposto l'x dentro il differenziale devo integrarlo, quindi l'integrale avrà x quadro mezzi. E quindi qui cosa otteniamo? Adesso qui dobbiamo mettere il prodotto di questi due, x quadro mezzi coseno di x meno, adesso qua invertiamo questi due, quindi viene x quadro mezzi de coseno di x. Va bene?
Adesso qui, diciamo, una volta fatto il passaggio, potete fare riportare fuori il coseno, e quindi quando riportate fuori derivate, la derivata del coseno è meno seno. Meno seno di x di x. Bene? Quindi la integrazione per parti applicata, diciamo, a questo prodotto potrebbe essere applicata in due, almeno in due modi. O integrando prima il coseno o integrando prima l'x. Quale dei due conviene fare? Allora, sono tutti e due passaggi corretti, quindi a questa integrale si sostituisce questo, e quindi in particolare questa integrale qua. A questa integrale qui, che è lo stesso di quello iniziale, si sostituisce quest'altra espressione con quest'altra integrale. Quale conviene scegliere, perché sono entrambe corrette? Quella che è più facile. Allora, qui è più facile continuare da qua, fare l'integrale del seno. Qui invece la situazione si è complicata, perché prima avevamo il prodotto di un polinomio per una funzione trigonometrica, il polinomio aveva grado 1. Qui, dopo questo passaggio, abbiamo sempre una funzione trigonometrica moltiplicata con un polinomio di secondo grado, quindi le cose si sono complicate. Perché ovviamente a parità di prodotto di funzioni, più è basso di grado il polinomio, meglio è. Qui la situazione è ottimale perché il polinomio è diventato di grado 0. Quindi quando fate l'applicazione, poi vedremo che, insomma, non c'è nessuna regola, però se c'è un polinomio per un esponenziale o una funzione trigonometrica, quello che conviene fare è integrare l'altra funzione. Bene, lasciare il polinomio da parte. Perché? Perché quando lo applicherete, poi dovrete derivare l'altra funzione è un polinomio, e quando derivate un polinomio, il grado del polinomio si abbassa. E quindi la funzione diventa più semplice. Vediamo un altro esempio, così facciamo un po' di pratica con questo sistema. Allora, proviamo questo. X quadro è alla x di x. Anche qui la ricerca della primitiva si scrive semplicemente il segno di integrazione senza metterci gli estremi, va bene? Poi faremo con calma qualche esperimento con l'integrazione di finita. Allora, anche qui avete il prodotto di due cose, anche qui dovete scegliere uno dei due fattori. Allora, quando avete, adesso già vi dico qualche regolina qua, no, più che una regola è un'indicazione, va bene? L'indicazione è polinomio per un'altra funzione, provate prima con l'altra funzione, perché se funziona, allora al passaggio successivo avrete da derivare il polinomio si abbassa di grado. Quindi quello che conviene è prendere alla x e portarlo dentro il differenziale, e allora quando scegliete tra queste due funzioni questa, quando lo portate all'interno l'esponenziale non cambia, rimane così. Adesso applicate l'integrazione per parti, che significa adesso prendere il prodotto di queste due cose e sottrarre l'integrale che ottenete scambiando il ruolo di queste due funzioni, quindi è la x di x quadro. Va bene? Ora, adesso che avete fatto, diciamo, l'integrazione per parti, il ruolo di spostare all'interno del differenziale all'esterno ormai è finito, quindi potete qui fare ancora un passaggio e scrivere, riportate fuori questo, quindi qua derivata di x quadro è 2x, quindi qua vi viene 2x e alla x di x. Va bene? Allora, che cosa è successo? L'integrale è migliorato perché da grado 2 siamo arrivati al grado 1, però questo qui non è, diciamo, un integrale di cui voi sapete direttamente il risultato, non è una funzione elementare, quindi bisogna... Adesso rimane ancora da integrare questo. E allora cosa si può fare? Si applica di nuovo l'integrazione per parti. Allora, per semplificare un po' i calcoli, vi consiglio, quando è rimasto un integrale, di isolare questa integrale e farlo a parte, se no poi appesantite i calcoli. Allora, adesso ci rimane questo, però applichiamo la stessa tecnica. Facciamo prima l'esponenziale, portiamo all'interno, poi applichiamo l'integrazione per parti, prodotto meno, invertiamo il ruolo dei due termini, e arrivato a questo punto il grado, vedete, ad ogni passaggio si abbassa di 1 finché il polinomio scompare, cioè rimane la costante 1, e l'integrale di questo adesso si può fare comodamente perché viene
è la x meno è la x più costante. Mi raccomando, quando trovate, quando risolvete esplicitamente una integrale, ricordatevi di applicarci la costante. Ok, adesso li mettiamo tutto qua dentro, quindi x quadro per e alla x meno due volte quello, 2x e alla x meno 2 alla x. Ecco, qui sulla costante, diciamo, adesso qui ho fatto il conto esplicito, ci ho messo meno 2c, ma è chiaro che qualunque costante mettete qui, potete anche cambiare il nome di questa costante e chiamarla semplicemente c', più c', non è importante. Quindi alla fine la funzione integrata è alla x che moltiplica un polinomio di secondo grado, x quadro meno 2x meno 2 più costante. Quindi questa costante potete anche cambiarle nome continuamente quando fate il calcolo, però dovete tenere la traccia di quando compare questa costante e che operazioni vengono effettuate su queste cose. È più. Come dici? Più sarebbe. Più 2 alla x. Prima di meno 2c. C'era meno 2? Sì. Che quindi è meno 2x? Che moltiplica meno e alla x. Che moltiplica meno 2 e alla x, sì. Ah, più 2, sì. Bene. Il meno 2 moltiplica su, sì. Ma quando scambiamo, cioè nel secondo passaggio, sì, che scambiamo f con g, sì, quando lo portiamo dentro, cioè la seconda volta non bisogna derivare, integrare. No, no. Quando portiamo x quadro dentro non va integrato, solo la prima volta. Sì, allora, quando, no, applichi, quando, la seconda volta, quando questo qui dici, qui non stiamo portando dentro una cosa che era fuori, qui è proprio l'applicazione della regola di integrazione per parti, va bene? Quindi qui non c'è stata nessuna operazione di portare dentro l'x quadro, quella è proprio il passaggio da qui a qui, è l'integrazione per parti, così come ve l'ho detta, e qui c'era df, va bene? Ecco, una prima osservazione da fare da questo esercizio è la seguente, che è una cosa che ci risulterà utile anche quando faremo le equazioni differenziali. Quando integrate un polinomio per un esponenziale, la primitiva potrà essere complicata, quello che volete, ma sarà una funzione dello stesso tipo, cioè un esponenziale per un polinomio di secondo grado. Questa è una cosa importante. Quando siete all'interno di una certa classe di funzioni e integrate, rimarrete probabilmente all'interno della stessa classe di funzioni. Poi stabiliremo bene di che classe di funzione stiamo parlando, ma diciamo, esponenziale per polinomio è una famiglia di funzioni, se le integrate o la derivate rimarrete sempre all'interno dello stesso insieme di funzioni. Questa è una cosa che potrà essere utile dopo, cominciare a notare queste cose. Un esempio, vediamo un po' questo. Allora, guardate, questo modo di identificare, diciamo, le funzioni, quelle che stanno fuori e dentro la x, permette alle volte anche di avere delle intuizioni felici. Allora, per esempio, logaritmo di x e di x. Allora, qui sembrerebbe che l'integrazione per parti uno non la debba applicare, perché lì ci vorrebbe un prodotto di funzioni, va bene? Ma in realtà anche qui potremmo avere il prodotto della funzione logaritmo per la funzione 1, oppure se pensiamo all'enunciato che vi ho scritto prima, questa potrebbe essere la funzione f e questa all'interno è la funzione g. Quindi se applichiamo l'integrazione per parti in questo modo, non occorre neanche identificare qualche funzione particolare, che è f, che è g, non occorre. Basta distinguere quello che sta dentro la differenziale e quello che sta fuori la differenziale. Quindi non c'è bisogno di scrivere esplicitamente l'indicazione di chi è f e chi è g. Allora, qui come si può trasformare? Allora, se applichiamo integrazione per parti, dovete prendere il prodotto e poi bisogna fare meno e poi adesso scambiate il ruolo dei cosi. Bene?
questa, se guardate, è l'applicazione dell'integrazione per parti a questa funzione qui, va bene? Che cosa succede qui? Adesso vediamo se questo scambio è stato favorevole. La derivata del logaritmo di x è 1 su x, quindi qui avete x per 1 su x in the x. Quando portate fuori il logaritmo di x vi viene 1 su x in the x. Attenzione, quando portate fuori la funzione, dentro rimane sempre la variabile interna. Se qui c'era il logaritmo di x e portate fuori il logaritmo, rimarrà la x. Quindi questo semplifica, e qui le cose si sono semplificate rispetto a prima. Prima dovevo integrare il logaritmo, adesso dovevo integrare una costante, che è facile. E quindi al passaggio dopo, x, logaritmo di x, l'integrazione di una costante è x, quindi meno x più c. Bene? E così avete anche una primitiva della funzione logaritmo, che è una funzione elementare, però di solito non si ricorda la primitiva perché appunto è un po' più complicata, però si deriva facilmente con l'applicazione dell'integrazione per parti, anche se non c'è un vero prodotto. Ecco, facciamo un altro esempio per capire un po' qual è il ruolo di questa costante che ci dobbiamo portare dietro, perché lo dobbiamo fare. Allora, se per esempio dovessimo integrare 1 su x, qui lo sappiamo che la risposta è logaritmo del valore assoluto di x, ma proviamo ad applicare l'integrazione per parti e vediamo che tipo di relazione viene fuori. Allora, se applichiamo l'integrazione per parti così come l'ho fatta vedere lì, allora qui cosa avrete? Avrete 1 su x per x meno, e adesso cosa dovete fare? Dovete invertire il ruolo di l'interno e l'esterno del differenziale, quindi viene x per differenziale di 1 su x, quindi qui viene 1 meno x, adesso riportate fuori questo, la derivata di 1 su x è meno 1 su x quadro, e che cosa succede? Qui semplificate e vi viene il meno, lo portate fuori con questo e vi viene ancora 1 su x. Allora, insomma, è venuto che questa roba qui è uguale alla stessa roba più 1. Se qui avete questa uguaglianza e semplificate questo e questo, sembrerebbe che venga fuori 0 uguale a 1, insomma non è proprio vero, va bene? Ok? Però questi passaggi sono assolutamente corretti, perché qua dov'è il passaggio scorretto? Non potete semplificare questo con questo, va bene? Perché questo simbolo qua non identifica una cosa, va bene? Non identifica una cosa. Se identificasse una cosa, allora sì, potrebbe semplificare. Ma in realtà identifica un insieme infinito di funzioni. Queste funzioni sono logaritmo valore assoluto di c di x più una costante, va bene? Quindi quando voi semplificate queste due cose qua, che cosa rimane? Non rimane 0, rimane sta costante, va bene? Rimane una costante. Questa costante in questo caso è 1. Quindi quando voi semplificate, l'unica cosa che potete capire è che quando semplificate la differenza sarà una costante. Insomma, senza questa costante che applicate, non dovreste concludere che 0 vale 1, ma non è così, va bene? Quindi quando avete degli integrali tenete conto che non sono quantità algebriche normali, va bene, ma che rappresentano infinite funzioni, tutte che differiscono per una costante, va bene? Infatti quando semplificate fate la differenza tra queste due cose e viene 1, che è una costante, va bene. Quindi attenzione quando operate con gli integrali indefiniti, perché ci possono venire fuori queste cose evidentemente assurde, no? Se uno semplifica e non fa attenzione. Va bene, allora questa è l'integrazione per parti, poi vedremo altri esempi. Voglio subito introdurvi l'altro strumento che ci serve, che è l'integrazione per sostituzione. Quindi continuiamo con la strategia di dirvi prima più o meno tutte le cose che servono e poi facciamo esercizi
su questi argomenti. Allora, integrazione per sostituzione, anche questa ha a che fare con una regola di derivazione che abbiamo visto in passato, in particolare con la derivazione della funzione composta. Se vi ricordate, la funzione composta, quando avete una funzione composta, la derivata, la derivata era la derivata della funzione esterna calcolata nell'argomento g per la derivata di g. Va bene? Allora, come si può applicare questa regola per l'integrazione? Allora, supponiamo di essere in questa situazione qua, cioè di dover integrare una funzione composta, però di avere da qui nel differenziale, di avere nel frattempo accumulato un'altra funzione che è la stessa della funzione che è più interna alla f. Va bene? Poi vedremo degli esempi. Allora, se siamo arrivati in questa situazione, che cosa possiamo fare? Allora, vedete, quello che c'è all'interno del differenziale non solo può rappresentare una funzione comoda per fare i conti, ma vi tiene anche la traccia della variabile rispetto a quale state facendo l'integrazione. Va bene? Allora, quando si arrivate a questo punto, che cosa vi viene in mente di fare? Di fare una sostituzione, cioè invece di lavorare con gx, che è complicato, cambiamo variabile e chiamiamo, non so, una nuova variabile t, ma t rappresenta g di x. Va bene. Allora sostituiamo e allora vi viene f di t in dt. Quindi in qualche modo la funzione g l'abbiamo per adesso accantonata e abbiamo una variabile normale, variabile t. Adesso che siamo arrivati a questo punto, facciamo l'integrazione della funzione f, supponiamo di saperlo fare, non sappiamo integrare f composto g, ma supponiamo di saper integrare f. Allora integriamo f, l'integrale della f, la primitiva di f, abbiamo deciso di chiamarla con una lettera maiuscola f grande, quindi troviamo f grande, sempre nella variabile t, e poi quando avete completato questa integrazione, che cosa vi dovete ricordare? Vi dovete ricordare che la variabile all'inizio era x, non era t, però ormai il lavoro di integrazione è stato fatto e quindi basta di nuovo restituire t con gx. Va bene? Ok? Quindi quello che adesso vediamo un esempio. Quindi per metterci in questa situazione comoda, ovviamente bisogna lavorare, identificare anche la funzione f e g, ma non direttamente, ma soprattutto bisogna accumulare la funzione che serve qui nel differenziale. Allora, vediamo che esempio abbiamo preparato. Ecco, vediamo un po' la funzione tangente. Allora, quando dovete integrare una funzione, adesso noi facciamo degli esempi in base a quello che stiamo svolgendo, ma vi posso assicurare che il vero problema è capire che strumento applicare, va bene? Quindi, adesso facciamo l'esempio, adesso con questo funziona bene l'integrazione e sostituzione, anche se bisogna ancora lavorare un po' perché non siamo ancora in questa forma. Allora, quando uno si trova così, uno deve cercare, se così come è presentato l'integrale non sa bene che strada prendere, deve cercare delle forme equivalenti per individuare una strada. Deve integrare la funzione seno e trova... Cosa trova quando integra la funzione seno? Meno cosine. Meno cosine. Attenzione, questo passaggio qui è, se volete, anche in comune con l'integrazione per parti. Quindi questo fatto di portare dentro il differenziale è come dire: io ho una funzione complicata, intanto ne integro un pezzo, poi vediamo che cosa si può fare. Allora, qui che cosa succede? Quando uno integra, poi vede quello che è successo, c'è questo meno che può dare fastidio, perché qui abbiamo f composto g in dg. Allora qui la f sarebbe la funzione reciproco, va bene? La funzione g sarebbe la funzione coseno, qui non c'è proprio la funzione coseno, ma potete usare la linearità. La linearità vuol dire che questo segno meno lo potete portare fuori da tutto,
o scavalcare il differenziale, perché? Perché quando derivate non è che tenete conto dei coefficienti che moltiplicano, quelli si possono portare fuori, e può anche uscire dall'integrale, non è un problema. Quindi ok, quindi siamo in questa situazione qua. Ecco, adesso quando siete in questa situazione qui, la sostituzione da fare sarebbe dire, allora è tutto in funzione di coseno di x, sostituirei coseno di x con t, va bene? E proseguirei il calcolo. Quindi proviamo adesso a farlo esplicitamente, quindi siamo qui, siamo in questa situazione qua, eh? Allora facciamo in questo caso particolare quello che ho scritto in generale prima. Quindi io qui dovrei mettere t uguale a coseno di x, dovrei integrare 1 su t in dt. Allora integriamo 1 su t in dt, che è il logaritmo del valore assoluto di t più costante, e poi ci rimetto dentro la t, al posto di t ci rimetto quello che ci devo mettere, cioè il coseno, e quindi ottengo il logaritmo del coseno di x costante. Bene? Attenzione, quando siete qui, quando avrete un po' di pratica, non occorrerà neanche fare la sostituzione esplicita. Quando uno trova 1 su coseno e qui c'è la stessa variabile, integra pensando a coseno di x come la variabile, quindi troverà direttamente questo risultato qua. Però ai primi passi forse conviene fare la sostituzione esplicita. Bene? Segno meno. Il segno meno, me lo sono perso da strada. Bene? Attenzione anche qui sulla costante, scrivere più costante, meno costante, più 3 volte costante, più 5 metri costante, è la stessa identica cosa. Quindi arrivati alla fine potete ridefinire la costante e metterci semplicemente 5. Questo poi lo tagliamo. Allora c'è una meno una metà delle persone che si sta facendo gli affari suoi. Allora, se lo fa in silenzio mi va anche bene, ok? Però non tollero che siamo sempre di meno e il casino è sempre uguale. Questo brusio non ci deve essere, va bene? Se altri docenti ammettono il brusio, io non lo ammetto. Chiaro? Perché io non sono qua a divertirmi. Sono qua a svolgere il mio lavoro meglio che posso, va bene? E voi dovreste fare la stessa cosa. Va bene? Quindi, se volete farvi gli affari vostri, mi va bene, io non è che pretendo l'attenzione continua, ma fatelo in silenzio. 2x coseno di x quadro diviso 1 più seno di x, anche questo è complicatissimo, di quadro qui, però poi vedremo che è molto semplice, quadrato. Allora, qui se uno dovesse fare, diciamo, tutte le sostituzioni esplicitamente, beh, insomma, faremmo un sacco di conti, va bene? Ma adesso vi faccio vedere una maniera pratica per fare anche questa integrale particolarmente, diciamo, complicato, perché ci sono tante cose da tenere conto, insomma non è solo un prodotto di due funzioni. Allora, si può fare così. Allora, qui ci sono tante cose, uno comincia a integrare le parti che sa integrare, va bene? Allora, quando ci sono, qui sono tutte cose che moltiplicano, va bene? Anche il fattore a denominatore sarebbe moltiplicato per 1 diviso, eh? Quindi è un prodotto di funzioni. Uno comincia a portare nel differenziale le funzioni che è in grado di integrare, va bene? Solo che lo può fare una alla volta, va bene? Allora, per esempio, prendiamo 2x, e lo integriamo. Allora, al passaggio successivo che cosa avete? Coseno di x quadro 1 più seno di x quadro al quadrato. Quando lo porta all'interno deve integrare, quindi integrare 2x e x quadro.
Bene. Ecco, adesso qui cosa, diciamo, perché uno capisce che questa è una strada buona? Perché qui già le funzioni erano tutte in funzione di x quadro, no? A parte questa, 2x. Quindi, forse avrebbe pensato di fare la soluzione x quadro uguale a t, va bene? Può fare anche così, arriverebbe quasi agli stessi risultati, però così fa molti meno passaggi perché deve fare molte meno sostituzioni esplicite. Appena uno può, fa i conti direttamente. Se deve fare, deve, per essere più tranquillo, vuole fare sostituzioni esplicite, cioè chiamare con una nuova variabile la vecchia, vabbè, lo può anche fare, però se deve fare tante volte questa cosa qui, può essere complicato. Comunque, allora, prendo e integro. Adesso qui è tutto in funzione di x quadro e anche la variabile di x quadro, benissimo. Allora, adesso proviamo a continuare questo ragionamento. Adesso proviamo a integrare coseno di x quadro. Attenzione, io so integrare coseno di x in dx, ed è la stessa cosa che fare coseno di x quadro in dx quadro, cioè voglio dire, sono cose diverse. Allora, questa è una cosa, questa è un'altra cosa, e questa è una cosa ancora diversa. Allora, questo, vedete, c'è un rapporto tra la variabile rispetto alla quadra integrate e la variabile della funzione. Questo, non so come si fa. Questo, sì, lo so, questo è l'integrale del coseno e il seno di x più costante. Bene. Qual è l'integrale del coseno di x in x quadro? Va bene, siccome la variabile, potete pensare alla sostituzione che ho fatta prima, anche senza farla esplicitamente, vuol dire integra il coseno di x quadro nella variabile di x quadro, quindi la stessa cosa di questo, solo che la variabile è x quadro, quindi qui anche posso farlo direttamente. Questo sarà seno di x quadro. Bene? Quindi quando integrate dovete stare attenti non tanto a, non solo alla funzione, ma anche rispetto alla variabile. Qui, siccome c'è x quadro, ma anche qui c'è x quadro, integrare il coseno di x quadro è facile. Se fosse il coseno di x quadro è x, allora questo non lo so come si può fare, ma questo sì, va bene? Quindi adesso integro e porto anche questo all'interno del differenziale. Qui ho fatto prima questo. Integriamo il coseno di x quadro. Allora, il coseno di x quadro viene seno di x quadro, quindi viene 1 diviso 1 più seno di x quadro al quadrato de seno di x quadro. Va bene? Ok, adesso vedete che man mano che, adesso ovviamente qui le cose vanno particolarmente bene, ma man mano che riuscite a ricostruire la funzione, qui si semplifica. Qui la variabile cambia, diventa sempre più complicata, però una volta che avrete accumulato tutto qui dentro, l'integrale sarà finita. Adesso cosa avete? Adesso avete, diciamo, qui una funzione al quadrato, qui c'è la variabile seno di x quadro. Allora, qui c'è invece la variabile, se volete, questo sarebbe un reciproco al quadrato. Qui come variabile potreste avere 1 più seno di x al quadrato. Qui invece è seno di x al quadrato. Allora, all'interno del differenziale, se vi fa comodo, potete aggiungere costanti quanto vi pare. Perché? Se voi avete che una funzione così, no? Abbiamo detto che questo simbolo significa f'x in dx. Va bene? Perché posso aggiungere delle costanti? Perché se io qui dentro voglio metterci più 1, bene, che cosa succede quando porto questa funzione fuori? Devo derivarla. E quando la derivo, questo non scompare. Quindi ritrovo la stessa identica cosa. Quindi all'interno del differenziale posso accumularci le cose che man mano integro. E posso metterci anche le costanti che mi pare. Aggiungerle, va bene, non moltiplicare, aggiungere quello che mi pare. Quindi qui, se volendo, posso anche mettere più 1, non cambia assolutamente niente. Sto lavorando sulla funzione qui dentro, va bene, sulla variabile. Adesso qui c'è un'altra variabile, è la stessa. Allora, che cosa stiamo integrando qui? Stiamo integrando 1 su un quadrato di qualcosa in qualcosa, la stessa cosa, va bene? È come integrare 1 su t quadro in dt, è la stessa identica cosa. Integrare di 1 su t quadro lo so fare. Perché? Facciamo l'integrale di 1 su t quadro qui sotto con calma. 1 su t quadro in dt. Perché lo so fare questo? Perché t quadro
è un caso particolare di t alla meno 2, cioè di t all'alfa, t alla meno 2. E t all'alfa abbiamo visto come si integra, no? Bisogna aggiungere 1 a fare t alla meno 2 più 1 diviso meno 2 più 1. Ricordate le integrali delle funzioni elementari più costante. Quindi questo viene meno 1 su t. Mi raccomando, quando fate questi conti, se per qualche motivo avete dei dubbi sul fatto che questa sia veramente la primitiva di questa di partenza, c'è una maniera semplice per verificare. Fate la derivata e verificate se viene fuori. Di solito fare la derivata è molto semplice, molto più semplice che integrare, quindi provate a fare la derivata, se vi viene fuori quello che era la funzione di partenza, allora siete tranquilli. Derivata di 1 su t è meno 1 su t quadro, col segno meno diventa 1 su t quadro. Quindi sì? Differenziale dovrebbe essere uno, cioè dovrebbe esserci uno su t quadro del sì, sì, grazie. Infatti poi al successivo lo scrivo. Va bene? Allora, qui state integrando non 1 su 1 più seno di x quadro al quadrato in x, perché se fosse in x allora sarebbe un problema, ma state integrando in questa variabile qua, quindi quello che dovete integrare è solo la parte che dipende dalla variabile, cioè il reciproco al quadrato. Abbiamo visto che l'integrale del reciproco al quadrato è meno 1 sulla variabile, quindi qua verrà meno 1 meno 1 su che cosa? La variabile, cioè questa, 1 più seno di x al quadrato. E poi qui ci mettete la questione. Allora, questo meccanismo, che adesso può sembrare forse un po' misterioso, lo capite bene se da qui fate la derivata per riottenere quello di partenza. Quando fate la derivata, no? Che cosa dovrete fare? Dovete fare la derivata del reciproco, quindi beccate questa cosa qua. Poi dovete derivare la parte dentro, quindi dovete moltiplicare per la derivata di 1 più sen quadro, che è questo pezzo qua. Poi quando derivate ulteriormente, cosa vi manca ancora derivare? La derivata di seno al quadrato, fate ancora un passaggio, arrivate al coseno di squadro. Scusate, il quadro per 2x. Quando fate la derivata a funzione composta, qui dovete derivare prima reciproco, poi il seno e poi il squadro. Quando fate l'integrazione dovete ricostruire questa operazione che avete fatto, e qui nei singoli passaggi vedete le singole derivate che voi alla fine moltiplicate. Quindi da qui a qui abbiamo integrato il reciproco, da qui a qui abbiamo integrato il coseno, da qui a qui la funzione di squadro. Quando fate le prime volte queste cose, provate a fare la verifica con la derivata, e quando farete la derivata rivedrete gli stessi passaggi, solo che qui è più complicato perché la derivata è meccanica, fate deve applicare una regola e basta. Invece l'integrazione dovete ricostruire un processo che avete fatto e può non essere semplice. Professore. Sì? Il TL meno 2 più 1, la sì? Più 1 da dove... Allora, meno 2 più 1, quella parte là. Allora, l'integrale di scala alfa? L'integrale di scala alfa x alfa 1. Allora devi studiare le primitive delle funzioni elementari. Più quella là, esattamente. Ovviamente le lezioni dipendono dalle lezioni precedenti. Adesso è vero che andiamo velocemente, però bisogna fare attenzione. Allora, vediamo anche questo esempio. Radice di x meno 1 in dx. Allora, qui quando vi trovate in situazioni particolarmente favorevoli potete anche non fare la sostituzione esplicita, cioè se dico sostituzione esplicita vuol dire scrivo da qualche parte una nuova variabile e vedo la relazione con la vecchia e faccio la sostituzione. Quindi se posso evito di introdurre nuove lettere perché questo rende il conto più complicato. Alle volte però sono un po' anche costretto dall'esercizio a farlo e vabbè, basta saperlo fare.
per esempio, una integrazione di questo tipo, quello che conviene fare, visto che le radici non sono molto facili da integrare, o meno le funzioni con le radici, diciamo, possono essere complicate, allora uno cerca di evitare il problema facendo una soluzione eliminando la radice in qualche modo. Una maniera è quella di far finta di niente e dire allora la radice di x la chiamo t, va bene? Allora, quando effettua la sostituzione deve stare attento perché deve sostituire. Allora, penso che avrete capito che l'integrale ha due cose da tenere sotto controllo: la funzione e la variabile, va bene? La variabile, in molti casi, su molti libri, uno lascia sempre la variabile x, va bene? Ma come avete visto, può essere comodo anche fare dei cambiamenti sulla variabile direttamente, perché così, diciamo, le cose, secondo me, vengono meglio, e anche perché qui nella variabile potete accumulare le cose che nel frattempo siete riusciti a integrare. Non è detto che riusciate a integrare tutto. Quindi, allora, supponiamo, quando avete una funzione con la radice di x, può essere una buona idea, non è sicuro, ma può essere una buona idea provare a sostituire. Allora, vediamo un po' cosa succede alla soluzione. Allora, dopo la soluzione, allora, qui avete t, qui avete t meno 1, e vabbè, e qui il trucco è riuscito. Però, attenzione, dovete anche sostituire la variabile. Allora, per sostituire la variabile, spesso che cosa bisogna fare? Bisogna trovare una relazione tra dt e dx, va bene? Qui c'è dx, ma qui dobbiamo tirare fuori qualcosa che dipende da t. Dovremmo fare, abbiamo deciso di cambiare variabile, dobbiamo farlo sia qui che qui. Eh? Allora, che cosa possiamo fare? Beh, allora, qui possiamo trovare una relazione tra t e x che ci permette di trovare agevolmente dx. E una maniera potrebbe essere quella di dire che t quadro è uguale a x. Attenzione, qui questo passaggio va bene, sapete che sul quadrato possono succedere cose brutte. Allora, qui quando uno integra dovrebbe anche tener conto del dominio della funzione. E qui la x è maggiore o uguale a 0. Quindi, se x è maggiore o uguale a 0, t quadro uguale a x va bene, così come è scritto, e se vuole trovare il dx, a questo punto deriva, e deriva questo, e ottiene 2t dt. Quando derivate t quadro, alla fine della derivazione ci mettete anche il differenziale corrispondente. Derivate la x, ottenete 1 per dx. Va bene? Quindi questa è la relazione tra dx e dt. E quindi potete scrivere qui 2t dt. Bene? Oppure guardate, se questo passaggio qui non vi piace, quando arrivate qui, se questo qui è ancora rimasto dx, qui ci sarebbe dx, no? Ma x è uguale a t quadro, allora mettici dentro il t quadro, e poi porterai fuori il t quadro al passaggio successivo, la stessa cosa. Allora, adesso il t quadro lo porto fuori e trovo 2t del t. Va bene, allora, la funzione, abbiamo eliminato la radice di x, adesso abbiamo la variabile t, adesso vediamo un po' cosa ci possiamo fare. Il 2 lo possiamo portare fuori, qua ci viene t quadro su t meno 1 in dt. Allora, quando in un'integrale trovate una funzione razionale, questa è una funzione razionale, un rapporto di polinomi, non ci deve essere nient'altro, rapporto di polinomi. Per una funzione razionale c'è un algoritmo, diciamo così, c'è un metodo che vi permette in ogni caso di trovare l'integrale. Adesso poi piano piano vi spiegherò come si fa. Comunque, quando è arrivata una funzione razionale, uno deve tirare un sospiro di sollievo perché adesso non deve inventarsi più nulla, c'è un metodo da seguire. Altri problemi che potete avere con gli integrali può essere quello di fare sostituzione o fare dei passaggi in maniera tale da ritrovarvi con un'integrale e una funzione razionale. Quando è arrivata una funzione razionale il lavoro è quasi fatto. Allora, quindi, questa trasformazione ha trasformato questa funzione in quest'altra. Questa è meglio perché è una funzione razionale. Che cosa bisogna fare con le funzioni razionali? Allora, la prima cosa da fare, siccome è un rapporto di polinomi, è quella di fare in modo che se il polinomio di sopra ha un grado maggiore di quello di sotto, bisogna fare la divisione.
già fa la divisione, no? Dice, ma io la divisione non me la ricordo. Invece bisogna ricordarsela. Però, diciamo, in molti casi si può anche fare, vedere al momento cosa abbiamo sotto mano e intanto l'obiettivo qual è? L'obiettivo è cercare di trasformare questa funzione razionale in somme di funzioni razionali e se rimane qualche altra funzione razionale in maniera tale che il grado del polinomio di sopra sia più basso di quello di sotto, perché poi l'algoritmo parte da lì. Allora, se siete per esempio su t quadro su t meno 1, qui che cosa si può fare? Beh, se qui aggiungete e togliete 1, allora o sapete fare la divisione o sapete fare questi trucchetti, non c'è modo di uscire da questa cosa. Anzi, facciamo t meno 1 e t più 1, quindi qua abbiamo t quadro meno 1 su t meno 1 più 1 su t meno 1. E qui il rapporto è t più 1 più 1 su t meno 1. Ma come in tutte le cose la difficoltà la potete spostare, ma eliminare del tutto direi. Quindi comunque, diciamo, se fate la divisione, adesso guardate, faccio questo esempio ma non voglio ritornarci, anche qui usate lo schema che vi pare, va bene, dovete saperla fare. Volete dividere t quadro per t meno 1? Allora si prende t, si moltiplica, si fa il rapporto tra t quadro e t che fa t, poi si moltiplica, t quadro meno t, si fa la sottrazione, viene fuori questo, poi si fa questo in questo, che fa il rapporto è 1, poi si fa il prodotto e si fa la sottrazione. Quindi il rapporto tra t meno 1 e t quadro viene t più 1, il quoziente, eccolo qua, più che cosa? Il resto, 1, questo qua, che deve essere ancora diviso per che cosa? Per il t meno 1. Quindi viene t meno 1. Va bene? Quindi divisione tra polinomi bisogna saperla fare, spesso i conti non saranno così complicati, per cui uno può anche arrangiarsi nel caso particolare, può vedere subito qual è, sarà il quoziente e il resto. Allora, che cosa succede dopo questo passaggio qua? Allora, perché è comodo fare questa divisione? Perché qui è tutto appiccicato, va bene? Qui invece abbiamo la somma di tre funzioni e sono tutte tre funzioni che noi sappiamo integrare, va bene? Quindi il problema delle funzioni razionali è decomporle, va bene? Decomporle come somme di funzioni razionali semplici. Quindi si va contro quello che facevate quando facevate le espressioni, no? Dovevate semplificare le espressioni. Semplificare l'espressione vuol dire c'è una somma di frazioni una sopra l'altra e devi trovare una cosa, va bene? Devi trovare il risultato finale, semplificare, va bene? Ecco, quello, diciamo, a questo punto per integrale è una cosa che non serve a niente, perché in realtà il vero problema è se hai una cosa farla a pezzettini, questa è la cosa complicata, va bene? Ed è la cosa utile poi, cosa utile. Va bene, allora quindi qui cosa abbiamo? L'integrale di, allora c'è t più 1 più 1 su t meno 1, in detto. Perché adesso siccome l'integrale lineare posso dividere la difficoltà, quindi qua viene, lasciamo sto 2 davanti che spero non dimenticarmi, devo fare l'integrale di t in dt più l'integrale di 1 in dt più l'integrale di 1 su t meno 1. Allora l'integrale di t è t quadro mezzi, l'integrale di 1 è t. Oh, l'integrale di 1 su t meno 1 è l'integrale di un reciproco, però attenzione, se volete applicare il logaritmo, perché l'integrale del reciproco è il logaritmo, dovete fare in modo che questo coincida con questo. Voi sapete che 1 su x integrato vi dà il logaritmo del valore assoluto di x più costante. Quando applicate questa regola dovete essere sicuri che questo è uguale a questo, se no non lo potete applicare. Questo non è uguale a questo, va bene? Allora, potete correggere l'interno differenziale? Sì, perché potete aggiungere il costante che vi pare. Quindi ci mettete il t meno 1, che così va tutto bene, e integrate. Qual è l'integrale di questo? È
logaritmo del valore assoluto di t meno 1. E poi c'è più la costante. Bene? Ok, adesso il ruolo della variabile t è finito, bisogna ritornare alla variabile x originale e quindi facciamo ancora un passaggio. Allora, qui 2 e 2 andrà via, rimarrà t quadro è x. Poi c'è un 2t che sarebbe 2 radice di x. Poi c'è un più logaritmo, cioè un 2 logaritmo di radice di x meno 1. Poi c'è la costante. Va bene? Ok? Va bene, quindi qui in questo caso quando avete un'integrale che è praticamente una funzione razionale in funzione della radice quadrata, fate la funzione con la radice di x e poi trasformate in una funzione razionale. Adesso tra oggi e domani cercheremo di approfondire questo algoritmo delle funzioni razionali, che è una cosa che vi servirà anche in altri corsi, perché questa decomposizione delle funzioni razionali è una cosa utile. Bene. Vediamo questo esempio. Quindi, allora, una funzione razionale è una funzione, un rapporto tra polinomi. Il primo passo dell'algoritmo per la decomposizione è il seguente. Dovete fare se il grado di P è maggiore del grado di Q, se il grado di P è maggiore del grado di Q, bisogna fare la divisione. Bene. Quale sarà il risultato della divisione? Siccome questo è di grado maggiore di questo, verrà fuori un polinomio, che sarà il quoziente, più un resto diviso qx. Quindi qui quello che potrà venire fuori sarà un polinomio ax più un certo resto diviso qx. Quando fate la divisione, se il grado di p è maggiore del grado, maggiore uguale del grado di q, allora potete fare la divisione, qui vi verrà diciamo un polinomio, questo lo integrerete subito perché un polinomio è una somma di monomi, quindi quello si fa subito, rimarrà una funzione razionale con questo grado qui, il grado di r è più piccolo del grado di q, per questo per la definizione di divisione, va bene? Quindi ci resta ancora da capire come si fanno a integrare questi pezzi qua. Allora, vediamo un po' per esempio in questo caso. Vediamo intanto questo primo passo. Prima cosa, se possibile, si fa la divisione. Allora, per esempio in questo caso qui, il grado di sopra è 4x quadro, è il secondo grado, il denominatore invece di primo grado. Facciamo la divisione, vediamo quanto ci viene fuori. Qui forse non ci sono delle posizioni facili da vedere, quindi meglio saper fare la divisione. 2x più 1. Allora qui facciamo 4 x quadro su 2x che fa 2x, facciamo il prodotto, ci viene 4 x quadro più 2x. Quando fate la sottrazione state attenti appunto a sottrarre tutto quanto, quindi questo viene 0, questo viene meno 2x e questo viene più 1. Poi fate meno 2x su 2x, che è 1, meno 1 anzi, e sostituite, meno 2x, meno 1, sottrazione. Bene, allora quindi questa integrale qui è equivalente a che cosa? Allora, ax è il risultato della divisione del quoziente con 2x meno 1. Fare questo, poi c'è rimasto un 2, quindi più 2 e questo deve essere ancora diviso per 2x. Bene,
Ok, allora continuiamo qui sotto così non cancelliamo lì. Allora, adesso devo integrare 2x meno 1, devo integrare quindi essenzialmente la x, il 2 lo metto qui, allora 2x integrato il squadro, integrale di meno 1 è meno x, poi la costante la metto alla fine. Ecco, qui che cosa possiamo fare per integrare? Ecco, forse una cosa furba da fare è quella di portare il 2 dentro, quindi viene 2x, se portate il 2 dentro qui viene 2x, poi aggiustate la costante, viene 2x più 1, quindi l'integrale vi viene subito più logaritmo del valore assoluto di 2x più 1. Bene? Ok? Quindi quando avete il rapporto di due polinomi, se il grado di sopra è maggiore di quello di sotto, intanto fate la divisione. Qui ci è andata particolarmente bene perché quello che rimane si riesce a integrare con quello che sappiamo già. Adesso facciamo un esempio dove invece quello che rimane bisogna lavorarci un po' sopra per integrarlo. Anche qui andiamo avanti per esempi, poi diamo una regola generale. Allora, x più 1 su squadro più 5x più 6. Anche questa è una funzione razionale. E qui il primo passo dell'algoritmo che vi ho detto. Il primo passo che vi ho detto è dovrei fare il rapporto se è possibile, ma qui il rapporto non è possibile come prima. Vedete, qui avete il grado che è 2, qui invece il grado è 1. Qui invece il grado è 1 e quello sotto è 2. La divisione non si può fare. La divisione si può fare solo quando il grado di sopra è maggiore o uguale di quello di sopra. Quindi, se non si può fare la divisione, rimaniamo con questa funzione qui e bisogna aggiungere nuovi elementi all'algoritmo. Allora, qual è l'idea di questo algoritmo? Adesso l'algoritmo, se non potete fare la divisione, quello che dovete fare è cercare di decomporre il denominatore. Tanto più è alto il grado del denominatore, tanto più sarà complicato l'integrale. Qui prima c'era rimasta una cosa del tipo costante su polinomio. Questo è di grado 0, questo è di grado 1. Questo grado qui è più piccolo di quello di sotto, però qui c'era andata bene perché questo è un polinomio di primo grado. Qui invece siamo in una situazione che non possiamo fare la divisione, però il grado di sotto è diventato di grado 2, quindi è più complicato di prima. Si fattorizza come x più 3 per x più 2. Come fate? Fate la formuletta, trovate le soluzioni che siano meno 3 e meno 2 e quindi scrivete la fattorizzazione come x meno la prima soluzione, x meno la seconda soluzione. Ok. Adesso, qui la decomposizione non ha niente a che fare con l'integrale, va bene? Questa decomposizione sono delle proprietà algebriche di queste funzioni. La ritroviamo adesso per gli integrali. L'abbiamo vista in un esempio per delle serie che erano telescopiche, anche lì c'era il problema di decomporre la funzione razionale, la troverete anche in altre situazioni. Il problema è decomporre la funzione razionale. Se poi con questa funzione razionale ci dovete fare l'integrale, la trasformata in Laplace, quello che vi pare, applicherete sempre lo stesso algoritmo. Allora, questa è la funzione originale, quella da decomporre. Le funzioni che possiamo utilizzare per riscrivere questa come funzione razionale più semplici si costruiscono partendo da questi fattori. Quindi abbiamo fattorizzato il denominatore, sono venute due soluzioni diverse, quindi caso due soluzioni reali diverse. Allora, se avete due soluzioni reali diverse, questo è il metodo più semplice, allora si impone la decomposizione così. Si fa una funzione razionale sul primo fattore e un'altra funzione razionale sul secondo fattore. Queste sono più semplici perché hanno il denominatore di grado 1. Questo è semplice, il grado del polinomio di grado 1. C'è un teorema che garantisce che esistono le costanti A e B in maniera tale che questo più questo faccia esattamente questo.
Se siamo in grado di trovare A e B, cosa succederà al nostro integrale? Al nostro integrale, quando avremo trovato A e B, l'integrale diventerà banale, perché basterà fare l'integrale di questo, l'integrale di questo per linearità sarà a volte l'integrale di x più 3 più b volte l'integrale di x più 2 in dx. E questi abbiamo visto cosa viene fuori, perché qui è l'integrale di un reciproco, ma state attenti alla costante, la potete aggiustare qui dentro, quindi quando integrate questo sarà a logaritmo di x più 3 e questo qua verrà più b logaritmo di x più 2 di modulo. Quindi tutto il problema di integrazione sta a capire come è fatta questa decomposizione, quanto vale a e quanto vale b. A e b devono essere dei numeri, non devono dipendere da x. Allora, per trovare A e B ci sono almeno due modi per farlo. Il primo modo è quello di svolgere la somma e imporre che il numeratore che ottenete sia uguale a quello. Vediamolo. Allora, qui al denominatore, quando faccio il prodotto, è inutile che mi sto a fare il prodotto, lo so che viene fuori questo, no? Verrà fuori questo polinomio qua. Perché non occorre che faccio il prodotto? Ma perché avevo la funzione, l'ho fatta la composizione, l'ho detto io che la decomposizione è quella, quindi il prodotto lo so che viene fuori questo. I calcoli devo farli sopra. Allora, devo fare ax più 2a più bx più 3b. Quindi che cosa succede? Che il coefficiente di x qui sarà a più b. E il coefficiente di x qui sopra deve essere uguale al coefficiente di x che c'è qua. Quindi vuol dire che a più b deve essere uguale a 1. E poi che cosa devo avere? Devo avere che il termine noto, che è 2a più 3b, 2a più 3b, questo qui deve essere uguale a 1, a questa qua. Va bene? Risolvete il sistema e trovate a e b. Ovviamente qui, diciamo, è un po' macchinoso perché bisogna risolvere il sistema. L'altro metodo che vi faccio vedere, così troviamo A e B più facilmente, è il seguente. Quindi o fate così, oppure si può fare questo trucchetto qua. Allora, per trovare A, voi usate questa identità qui. Cosa potete fare? Moltiplicate entrambi i membri, questo e questo, per il denominatore di A, cioè x più 3. Allora, se io moltiplico per x più 3, adesso lo faccio così leggero per farvi capire come funziona. Io ho questa identità qui, adesso lasciate perdere questo, si potrebbe fare così e trovare A e B. Un altro modo. Voglio trovare A, voglio solo trovare A, moltiplico per x più 3, e che cosa succede? Allora, qui sotto, questo qui è x più 3 per x più 2. Bene? Allora, moltiplicato per x più 3. Allora, questo e questo va via. Bene? Ora, che cosa faccio? Questa qui è un'identità che vale per tutti gli x, va bene? Per tutti gli x, tranne x uguale a meno 2, ma per gli altri vale. Allora, se io do a x un valore particolare, posso trovare delle relazioni tra A e B. La maniera più conveniente per utilizzare questa proprietà è fare in modo che quando sostituisco il valore a x, questo termine qui vada via, perché se questo va via, in questa relazione con a, il b non ci sarà, quindi troverò solo a. Allora, abbiamo moltiplicato per x più 3, adesso do a x il valore meno 3, se do a x valore meno 3 che cosa accade? Qualunque sia b, se tu lo moltiplichi per meno 3 più 3, questo farà 0, questo viene 0, quindi si mette x uguale a meno 3. Questo qui era A e resta A, qui invece quando ci mettiamo dentro meno 3 che cosa fa? Beh, qui viene invece fuori un numero interessante, viene meno 3 più 1 diviso meno 3 più 2. E quindi questo vuol dire che vale meno 2 diviso meno 1, cioè 2. Quindi vuol dire che A è uguale a 2, bene? Quindi così trovate A. Poi B lo trovate moltiplicando tutto per x più 2. Quindi questa è la maniera per trovare A. Quindi A è uguale a 2. E se fate invece per trovare B moltiplicata per x più 2, vi verrà B uguale a meno 1.
Fate il conto, vi verrà B uguale a B. Anche in quest'altro modo che vi viene A uguale a 2 e B uguale a meno 1. Vedete, se mettete 2 meno 1 viene 1, 4 meno 3 fa 1. Questo è un sistema che ha un'unica soluzione, quindi una volta che beccate la soluzione, quella deve essere. E quindi adesso che abbiamo trovato A e B, il risultato finale, adesso che so quanto vale A e B, questo qui abbiamo detto che è uguale a 2, questo è uguale a meno 1, e quindi potete trovare il risultato anche, scriverlo anche in una maniera diversa se volete. Qui avete una somma di logaritmi e potete anche scriverlo così. Questo è 2, quindi logaritmo di x più 3 al quadrato dentro, questo è meno logaritmo di x più 2, e quindi se volete qui potete mettere tutto il logaritmo, potete anche togliere il valore assoluto e portare questo dentro, e così ottenete la stessa funzione in modo più compatto. Bene? Va bene, continuiamo domani.